Buongiorno a tutti ragazzi, rieccoci qui. Oggi si parla di outboard analogici. Il titolo la dice lunga. Quando compri un outboard, spremilo prima di comprare un altro. La stessa cosa con un plug-in. Il titolo un po' provocatorio è per dire: a volte si comprano dei macchinari solo per sentito dire, oppure proprio perché hanno, sono blasonati e il marchio. E nella maggior parte dei casi, no, nella maggior parte, tante volte accade che lo si usa e poi dopo si pensa già subito alla macchina da comprare proprio per migliorare il proprio mix. Io vi consiglio di veramente, quando comprate una macchina, spremetela fino in fondo, cercate di capire effettivamente quali sono tutte le sue peculiarità e tutti i suoi possibili impieghi. È importantissimo, perché è come l'attrezzo del mestiere, dovete conoscerlo veramente bene per capire effettivamente quando è necessario utilizzarlo e quando non è necessario utilizzarlo, e cosa molto importante, se è necessaria al vostro workflow, perché non sempre, a volte le macchine che compriamo possono essere necessarie o possono avere un valore costruttivo a quello che sarà il nostro suono, a quello che è il nostro modo di lavorare. A volte si fanno degli errori, l'ho fatti anch'io, ho comprato macchine per sentito dire e poi dopo, utilizzandole a fondo, provandole, ho capito che non era la macchina che faceva per me, era una macchina che potenzialmente poteva stare spenta. E io personalmente, quando vedo che durante un mix la macchina rimane spenta per un determinato periodo di prova, boom, prendo, la vendo e compro qualcos'altro che utilizzo. Quindi è importante che tutto ciò che compriamo, specialmente per mixare, venga utilizzato e venga conosciuto bene. Questo vale anche per i plugin e per tutti i tool che utilizzate. Io tante volte mi è capitato anche di entrare in delle situazioni dove c'erano veramente tantissimi outboard, a meno che non è una situazione tipo Hanson Studios o altri studi conto terzi, che lì sono obbligati ad averli perché quando arriva l'ingegnere di turno magari può fare delle richieste e quindi quegli outboard servono perché possono servire alle varie tipologie di ingegneri che entrano nello studio. Però queste cose vanno sempre, come dire, diminuendo, queste grandi strutture. Parlo di una struttura privata oppure di uno studio privato, dove le macchine che si comprano le si comprano per fare, dar vita al proprio suono. Quindi in quel caso veramente, quando comprate, spremetela fino in fondo e cercate di capire se la macchina che per far per voi o meno. E se fa per voi, spremerla poi significherà conoscerla talmente bene che a quel punto, mentre mixate, saprete quando è il caso di utilizzarla e quando non è il caso di utilizzarla, perché come sempre dico, nel mix quello che fa la differenza è la dose e l'intervento che bisogna fare. Intervento necessario o non necessario non fare. In questo caso, in alcuni casi la macchina può essere necessaria, in altri casi no, perché non sempre un outboard sta bene su quello che stiamo facendo. Come sempre ragazzi, sperando di esservi stato utile, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!